Voi il Toto siete sempre stati abituati a vederlo così, o così, o così. Ma in realtà Toto, da sempre, è così. Eh sì ragazzi, perché in realtà io sono miope. Con ciò non vuol dire che da qui alla telecamera non ci vedo. Però da qui vedo la telecamera. Se metto gli occhiali ci vedo decisamente meglio. Come mai nei miei video non mi avete mai visto con gli occhiali? Uno, perché li odio e non mi piaccio assolutamente con su sti cosi. Proprio. E poi perché praticamente ho sempre utilizzato lenti a contatto. Infatti le lenti a contatto mi hanno permesso di fare qualsiasi cosa. In particolare lo sport. Non credo che tante delle esperienze sport che ho fatto in questi anni siano possibili con gli occhiali. Ho provato a girare in bici un po' con gli occhiali. Loro iniziano un pochino a muoversi sulla vostra faccia e la sensazione è tipo questa. Cosa vuol dire nel pratico essere miope? Vedendo un po' di video in giro ho capito che praticamente ho il punto di messa a fuoco nel punto totalmente sbagliato. Se volete sapere di più di questa cosa vi lascio in descrizione il video di Yakidale, che ha fatto un video dove spiega benissimo come funziona in parole molto semplici. Per darvi l'esempio di come vede un miope, cerco di farvelo capire un po' con questo video. È come se vedessi un pochino tutto sfocato. Però il problema viene quando soprattutto arriva la sera o la pioggia. E da qui viene la domanda: come hai scoperto di essere miope? Ero lì che guardavo la lavagna, la professoressa spiegava. Per guardare dovevo tipo strizzare gli occhi per cercare di mettere un po' più a fuoco. Cavolo, ma perché fanno le aule così lunghe che da in fondo uno non vede la lavagna? Ho chiesto a un mio compagno: ma tu vedi bene la lavagna? Sì, certo, io vedo benissimo. Forse c'è qualche problemino. E così dopo poco sono andato a fare la visita all'oculista e ho scoperto di essere miope. E adesso vi faccio vedere gli occhiali che mi aveva dato. Toto secchione. In classe poi ho utilizzato sempre gli occhiali. Però da buon testone non avevo realizzato che questa miopia mi condizionasse così tanto la vita quotidiana. E il vero problema per me è stato poi quando ho iniziato ad andare in moto. Quando arriva la sera inizi ad andare in giro, cazzo, magari non vedi una macchina, non vedi qualcosa che ti passa davanti alla strada e lì diventa pericoloso. È stato proprio quello che mi ha fatto dire: cavolo, non ci vedo veramente. Sì, mi devo mettere gli occhiali quindi per andare a fare sport. Già soltanto sotto la mascherina, raga, non ci stanno gli occhiali. E quindi chiaramente qual è l'unica soluzione? Lenti a contatto. Il mio occhio è adattato benissimo alle lenti a contatto, non ho mai avuto nessun tipo di problemi. E quindi qui arriva la vera domanda: ma perché decidi di andare a operarti agli occhi se ci vedi bene con le lenti? Perché anche le lenti a contatto mi hanno rotto le balle, ragazzi. Per quanto comode mentre fai sport, comunque spesso si muovono. Quindi oggi ho la prima visita di controllo per capire effettivamente se posso operarmi e che tipo di operazione fare. Quindi mi sono recato da Vista Vision a Milano, centro per eccellenza per questo tipo di operazioni. Non mi aspettavo che il centro fosse così grosso. Sono entrato in questa sala d'attesa molto grossa. Praticamente 5 minuti sono andato a fare dei primi test dell'occhio e dopo mi hanno fatto sedere in una sala d'attesa pronto per fare la visita. La visita poi col dottore si divide in due parti. Una prima parte dove fa delle sempre misurazioni all'occhio, ti mette gli occhialetti, ti mette i vari tipi di lenti e ti chiede con quale vedi meglio. E poi una seconda parte di visita dove ti mettono delle gocce che ti fanno dilatare la pupilla. Sta di fatto che avete l'occhio molto sensibile e poi il medico vi fa altre visite per capire effettivamente che operazione potete fare, perché da quello che ho capito non tutti possono fare tutte le operazioni. E quindi arriviamo alle conclusioni di questa visita. Sono appena uscito da tutte le varie visite, io ho la mia bella cartellina con tutti i parametri che mi hanno reso. Mi hanno consigliato di fare l'operazione che si chiama femtolasic, abbreviata con LASIK, che dovrebbe essere anche la stessa che ha fatto Yakidale. Io comunque potevo optare sia per la PRK sia per la LASIK. E dopo che mi ha spiegato tutti i vantaggi e svantaggi di entrambe le operazioni, nel ricovero soprattutto, ho deciso di fare quella chiaramente con recupero più veloce, cioè la LASIK. Qui ho il preventivo della mia operazione che viene esattamente 3.700 euro. Comunque per risolvere questo difetto visivo ci sta un sacco, perché ragazzi tenete conto che bene o male all'anno si spendono 500-600 euro di lenti a contatto all'anno, se non di più. È iniziata così la mia ultima giornata con gli occhiali. Buongiorno ragazzi, mi sono praticamente appena svegliato e oggi è il grande giorno. Finalmente buttiamo via questi. E anche tutte queste. Tra le note della preoperazione c'era scritto di farsi accompagnare durante il giorno di operazione, quindi mi sono fatto accompagnare da mia mamma. A tutti gli effetti, ragazzi, tra un impegno e l'altro non sono neanche riuscito in realtà a pensare che dovevo operarmi agli occhi. Per ora tensione zero. Forse perché grazie anche ai video che ho visto su YouTube mi hanno dato sicurezza. Sono entrato così poi in Vista Vision, dove mi hanno fatto scendere direttamente dove c'erano le sale operatorie. Mi hanno fatto sedere su una poltrona e fatto indossare dei copriscarpe e una
cuffietta. Poi hanno iniziato a mettermi l'anestetico per gli occhi, che sono semplicemente le goccine, assolutamente non sentite niente. E da qui, raga, è iniziata effettivamente la mia operazione. È durata pochissimo, tanto secondo me un quarto d'ora. Però purtroppo non ho potuto riprendere niente nel momento dell'operazione, perché anche se questo video è in collaborazione proprio con Vista Vision, tra parentesi, io ho prenotato l'operazione, stavo andando a fare, due giorni prima mi chiama il responsabile di Vista Vision, fa: collaborazione. Comunque dentro questa sala operatoria non ho potuto riprendere, però cercherò di spiegarvi, utilizzando magari altri video presi in giro, come funziona. L'operazione sostanzialmente si divide in due macchinari. Nella prima parte dell'operazione vi fanno sdraiare, vi mettono un occhio alla volta, una mollettina che vi tiene aperto l'occhio, anche lì assolutamente indolore. E la prima macchina, nel mio caso, ha fatto un'incisione della cornea, non completa, perché appunto rimane attaccato un lembo di cornea come se fosse un piccolo flappettino. Macchina per 30 secondi, ce l'avete sopra l'occhio, dovete fissare un puntino rosso, fa tutto lei. L'unica cosa che vi posso dare di feedback, non è così semplice fissare il pallino rosso, dovete stare veramente concentrati a fissarlo bene tenendo l'occhio fermo. Nel mio caso, per esempio, quando abbiamo fatto il primo occhio, probabilmente mi sono micro mosso un attimino, infatti la macchina, vabbè, non succede niente, si è fermata, però ho dovuto finire poi a mano questa, credo, incisione. Io comunque non ho sentito niente. Dopodiché ti fanno alzare e ti fanno andare sotto quest'altra macchina, che è la macchina che fa la correzione del difetto visivo. Anche qui dovete fissare, non è tanto un pallino, ma è più una nuvola rossa colorata. La fissate proprio per 6 secondi, se non mi sbaglio, per occhio, ed è finito. Richiudono il flappettino di cornea. Sì, vabbè, ragazzi, rapidissimo. L'unico momento che non vedete effettivamente qualcosa, cioè che vedete molto offuscato, è dopo che vi hanno fatto l'incisione nella prima macchina della cornea, per, raga, tipo 3 secondi, vedete molto molto appannato. Nei video sembra che uno ha gli occhi rossi perché fa malissimo. In realtà, raga, non è assolutamente dolore. È la stessa sensazione che avete quando vi mettono le gocce dall'oculista per farvi dilatare le pupille. Io alle 13 avevo l'operazione, alle 13:45 ero fuori dal centro in macchina. Cioè, vi fa capire quanto è durato poco il tutto. Ripeto, nel mio caso, se vedete, avevo l'occhio destro decisamente più gonfio del sinistro, proprio perché ha dovuto correggere il tutto a mano. Se rimanevo più fermo io effettivamente, avevo la stessa sensazione del sinistro, che come vedete si era arrossato, ma era accettabilissimo. Quindi, dopo essermi messo dei gusci protettivi che mi facevano sembrare Spider-Man, tirato giù le tapparelle, mi sono chiuso in camera e mi sono fatto una bella dormitina di circa 2 ore e mezza. Allora, aggiornamento, ragazzi: adesso va decisamente molto meglio, nel senso che riesco a tenere aperti gli occhi tranquillamente, mentre prima facevo proprio fatica, adesso li tengo aperti tranquillamente. Adesso ho deciso di rimettermi questi perché pensavo di ridormire, in realtà veramente cosa sto facendo? Caricando video su YouTube. Oggi abbiamo il controllino, vediamo se effettivamente ci vediamo bene. Controllino stamattina 12 decimi, ragazzi. Da avere meno 3 e meno 2,75 per occhio, raga, ho 12 decimi adesso. Comunque, per aiutarvi a non avere questa sensazione di bruciore, vi regalano anche loro un paio di occhiali da sole, proprio perché poi quando uscite alla luce effettivamente del sole può dare più fastidio se non li utilizzate. 12 seconds later. L'ultima raccomandazione del medico che ho avuto è non andare in piscina chiaramente per almeno una settimana e non fare sport di contatto per almeno 10 giorni, per evitare chiaramente botte agli occhi o roba del genere. Però ha detto che si può correre, si può andare in bici, si può fare qualsiasi cosa. Andiamo a vedere e testiamo gli occhi nuovi anche in bici. E invece no, ragazzi, niente bici, solo talaria. Sarà ghiaccio qua, oh. Non mollare, non mollare. Vedi, se non molli vai. Allora qua, opa, evitiamo tutti i sassolini. Minchia, non va. Ma chi muore ad andare solo? Eventually. Bonjour, bonjour. Con questo meteo un po' piovigginoso, ballerino, test occhi tra l'altro in talaria, quindi già con condizioni sfavorevoli per l'occhio. Però è già passata una settimanina dall'ultima clip che avete visto. Anche l'occhio destro, raga, adesso è completamente a posto. Ci vedo perfettamente senza occhiali, senza lenti. La cosa importante chiaramente per adesso è l'utilizzo della mia bella mascherina, perché se mi va adesso qualcosa nell'occhio, not the best. Però non so se il naso è pulito dentro. Arriviamo fino a su là. Minchia, che paesaggio! Complimenti a tutti! Attenzione, Valentino Rossi, MotoGP! Ti
Tipo, ragazzi, vedete adesso quei due tizi là che sono in fondissimo? Riesco a vedere da qui le loro carte d'identità. Infatti, ho già visto come si chiamano. Giovanni? No. No, Giovanni. No, quindi devi avere l'assicurazione, le frecce. Voi siete finanzieri? No, scherzo. Non siamo in servizio. Non siete in servizio. Minchia, cannone, sto andando su, eh. Sì, tranquillo, andava su. Però cannone, io ero così appoggiato. Sì, sì, io sono andato su veramente forte. Bellissima. Poi adesso questa grippava bene. Vediamo anche nel dirt se l'occhio non dà fastidio. Ragazzi, siamo al Monza Pizza. Io ho appena messo le goccine negli occhi. Sto lacrimando un botto. Però raga, riuscire a vedere da qui a in fondo là senza avere su niente è veramente una sensazione incredibile. Qui c'è la biciclettina ed è praticamente una delle prime volte che torno a girare in dirt, raga. Chiaramente non riparto immediatamente a girare da qua perché non è ancora il momento. Ora non voglio mettere troppa carne al fuoco proprio perché questo video era relativo all'operazione agli occhi. Però adesso con occhi a posto, anca nuova, raga, possiamo tornare al 100% in bici e sicuramente farò un video dedicato sul ritorno proprio in dirt. Bella.